Liberi.tv, Riccardo Cristiano. Siamo qui al primo Pride Cosentino in compagnia di Alessia Bausone, che è ricercatrice presso l'Università di Catanzaro e afferente al Partito Democratico. Innanzitutto io saluto Alessia perché praticamente in questo periodo ha fatto una campagna martellante, direi io, per portare in auge quello che sono i diritti di tutti. Certo, ti ringrazio Cristiano. Guarda, io penso che oggi sia veramente importante essere qua tutti insieme, senza distinzioni politiche, senza distinzioni ideologiche, ma con un'unica missione, che è quella di portare avanti le rivendicazioni dei diritti. Però abbiamo un'assenza veramente importante, che è quella del sindaco di questa città, che ci ha abbandonati in un giorno così importante, trovando delle scuse che veramente si poteva risparmiare. Io il messaggio che voglio mandare è: Occhiuto, dove sei? Dove sei? Perché non sei qua con noi? Io penso che di sapere dove ho chiuso, ma magari ho chiuso è a casa che pensa, sai, questo Gay Pride non sarà riuscito, ci saranno state poche persone, chissà cosa si vedrà nella sua mente, forse ristretta. Invece non si sono viste cose scandalose, non si è visto nulla di, come posso dire, che non sia di dialogo. Invece questa è stata una nostra manifestazione di dialogo, dove la città ha partecipato, hanno partecipato tutte le associazioni, le famiglie, e ci sono stati dei comuni che si sono distinti, come il comune di Cleto, del quale io e Marco siamo cittadini, il comune di Rende, il comune di San Giovanni in Fiore, il comune di Verzino e tante associazioni piccoline che hanno detto: noi siamo con voi. Certo. Anche quelle dei disabili. Certo, c'è stato anche il patrocinio della regione Calabria, perché Mario Oliverio invece ha dato il patrocinio, e tra l'altro c'è in discussione, è stata radicata, è stata depositata la proposta di legge regionale contro l'omofobia e la transfobia, certo, no? Certo. E questo è un segnale molto importante che la regione vuole dare e che il Partito Democratico vuole dare. Io penso che, per esempio, il fatto che Occhiuto non sia stato presente, ma nemmeno abbiamo mandato un comunicato di sostegno, come invece fanno in tanti, sia una, sicuramente una presa di posizione. E siccome i cittadini che sono qui oggi sono cittadini votanti, elettori, che pagano le tasse e che vivono a Cosenza, chissà che un domani non facciano una loro scelta politica molto più precisa e molto più decisa, perché questa è stata una risposta. Questo assolutamente sì. Tra l'altro non ci sono solo cittadini di sinistra, no. Cioè ci saranno anche cittadini di destra, cittadini di centro, perché qua non si parla di politica, si parla di diritti, i diritti sono trasversali. E Riccardo, come tu sai, io collaboro con Pride Online, prideonline.it, tu sei un amico di Pride Online, abbiamo seguito la tua unione civile, che è la seconda in tutta la Calabria, la prima in provincia di Catanzaro. Come ci si sente essere, tra virgolette, sposato? Allora, guarda, noi abbiamo notato una cosa bellissima, anche quando è uscito l'articolo online abbiamo visto i commenti positivi di persone che non conoscevamo. Voglio far capire alle persone una cosa molto semplice: su 10.000 mi piace o commenti, ce n'erano sì e no una ventina negativi. Quindi pensate come siamo avanti adesso. Io, da unito, l'unica cosa che è cambiata è semplicemente il fatto che finalmente mi sono visti riconosciuti alcuni dei diritti, come quelli di successione, come quelli di essere, diciamo, uguale dinanzi alla legge. Ma la battaglia è ancora lunga, perché non esiste ancora la stepchild adoption, o comunque il matrimonio egualitario, che è quello che chiediamo, un po' quello che è stato, diciamo, approvato in Germania giusto ieri, da un paese al quale molti si ispirano, in tre giorni. Quindi l'intervista che tu ci hai fatto, a parte essere un'intervista fatta con il cuore, perché davvero io ti ringrazio per aver raccontato la nostra storia con trasparenza e così com'è, ma noi ci mettiamo la faccia come ce la metti tu, perché noi crediamo che la Calabria, anche da queste manifestazioni come quella di oggi, possono davvero rinascere e dire di essere veramente un paese democratico. Io vorrei chiederti: perché Attenti al Lupo? Beh, sì, allora, guarda, certamente perché il simbolo della città, o comunque il sindaco, il simbolo di Cosenza, è il lupo. Tra l'altro diciamo anche che il Cosenza Calcio ha aderito a sostenere il Pride. Gli ultra, sì, alle nostre spalle vediamo degli striscioni, ma il lupo, questo è il simbolo della Sila, il simbolo della provincia di Cosenza. E poi il lupo
dovete sapere che quando si dice in bocca al lupo non è un augurio negativo, perché il posto più buono dove il lupo porta i propri cuccioli è in bocca, cioè lo prende per difenderlo da tutto quello che è intorno. E quindi quando noi diciamo attenti al lupo, noi siamo attenti a difendere i nostri e i vostri diritti, perché noi non c'è una distinzione LGBT, i diritti sono di tutti, l'uguaglianza dinanzi alla legge deve essere per tutti. Io volevo farti una domanda più politica. Sì. Alcuni del Movimento 5 Stelle hanno aderito a questa manifestazione, anche europarlamentari e quant'altro, però tu hai fatto riferimento prima alla Stepchild Adoption, sì, no? Che cosa pensi di questa adesione del Movimento 5 Stelle dopo che in Parlamento si sono comportati come sappiamo? Allora guarda, io lo dico chiaramente, penso che anche con partiti politici con il quale non abbiamo nulla in comune bisogna dialogare. Ovviamente io sono rimasto deluso quando non è passata la Stepchild Adoption, perché conosco tante coppie che in questa legge speravano, perché volevano vedere tutelata la loro famiglia, la propria famiglia, il proprio diritto. Quindi non è uno sgarro, se lo possiamo chiamare così, che hanno fatto a me in quanto coppia, ma lo hanno fatto al diritto italiano, perché hanno tolto una possibilità di legiferare su una mancanza. C'è ancora tempo per potersi rifare, perché la strada dei diritti è lunga, quindi io mi auguro che gli amici 5 Stelle che ci hanno invitato per esempio ieri a un convegno possano aprirsi e possano fare fronte comune per i diritti di tutti e non soltanto per i diritti di alcune categorie di persone. Assolutamente sì. Io penso, sai cosa? Volevo dire un'altra cosa, Alessia. Anche il Partito Democratico, cioè l'idea di fare delle alleanze è una cosa positiva, perché le alleanze, diciamo, anche se ci vedono diversi e distanti su alcuni punti, possono però portare a mediare. Quello che oggi qua è proprio questo, il dialogo, la mediazione tra magari pensieri diversi, che però ci accomunano, perché siamo tutti esseri umani, siamo tutti cittadini dello Stato italiano e soprattutto siamo, secondo la Costituzione, uguali dinanzi alla legge. Certo. Hanno riferito prima che Forza Nuova ha appeso uno striscione, non si capisce che cosa abbia scritto. Quanti erano? Cos'è successo? Tu ne sai qualcosa? Guarda, come in tutte le, diciamo, manifestazioni che sono state, come anche a Vibo, a Tropea qualche anno fa, tutti questi striscioni vengono affissi da una minoranza della minoranza della minoranza. Quindi io sono per non dare peso a queste persone estremiste, che secondo me sono sole. Anzi, io invito Forza Nuova, Casa Pound, ad avere un dialogo con la comunità LGBT, così gli spieghiamo un attimo cosa vuol dire essere, diciamo, inclusivi e non esclusivi. Senti, voi in campagna elettorale a Catanzaro avete incontrato Nicola Fiorita, sì, sì. Dov'è? A dire la verità non c'è, e questo è uno dei piccoli peccati, direi io, perché non si può parlare di comunità LGBT per farsi propaganda e poi non essere presente. Queste presenzialismi, diciamo, che vogliono in determinati ambiti della campagna elettorale e poi dopo scompaiono, lasciano il tempo che trovano. D'altro canto è scomparso anche lui. Perfetto, ti ringrazio, va benissimo. Un saluto ai lettori di Pride Online e anche a Liberi TV, ovviamente. Quindi Alessia Bausone, Riccardo Cristiano, per i diritti a tutto tondo.